scorso sabato abbiamo avuto il grande piacere di averli tutti ospiti qui in studio da noi, li abbiamo riuniti e adesso ritornano chiaramente perché riparte una nuova settimana, quindi i nostri amici blogger, instagrammers e quant'altro ritornano protagonisti nel pomeriggio di Radio Fermo 1 dal lunedì al venerdì sempre alle 16.30, oggi lunedì tocca a Ilaria. Ilaria, ciao, buon pomeriggio! Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Allora, dopo averci dispensato ampiamente consigli su come gestire i social sabato scorso, ritorniamo alle nostre iniziative, sempre ovviamente social. C'è Marche in Tavola che sta per avviarsi alla conclusione. Mancano pochissimi giorni, mi pare, allo scadere. Esatto, sì, Marche in Tavola è il concorso fotografico che abbiamo indetto ormai da dicembre su Instagram. E si chiuderà il 31 gennaio, quindi ancora avete in realtà una ventina di giorni per partecipare, però la cosa bella è che già stiamo organizzando l'evento che ci sarà a posteriori proprio nelle Marche. Non è proprio a Fermo, ma sarà a Macerata, quindi diamo già qualche insight su questa iniziativa. E sarà a Macerata il 22 febbraio, per adesso non vi do altre informazioni, però insomma è un evento aperto a tutti, sarà un evento in cui metteremo in mostra delle foto, premieremo le foto più belle e faremo una bella degustazione di prodotti tipici marchigiani che proverranno da tutte le Marche, quindi sarà un bel momento per conoscerci, per stare insieme, ma per conoscere anche e gustare tutti i prodotti tipici marchigiani, che sono tanti, quindi dai vini a salumi, formaggi, sarà un bel sabato pomeriggio da passare insieme, quindi meriti invito, invito tutta la redazione e ovviamente tutti quelli che ci stanno ascoltando, quindi noi veniamo Instagram e Marche su tutti i social, così avrete anche le ci risentiremo sicuramente prima, ma online trovate sempre tutte le informazioni aggiornate su dove, come, quando, perché e cosa. Senti, avete già cominciato a raccogliere tutte le foto che in questo mese e mezzo più o meno sono apparse nel web, oppure sarà una cosa che farete poi quando si chiuderà il concorso effettivamente? Guarda, in realtà sono arrivate un sacco di foto perché ovviamente ci sono state le vacanze di Natale, quindi ovviamente in quel periodo lì c'è stato un afflusso di fotografie legate al cibo importante. Beh certo, siamo rimasti tutti molto di più seduti a tavola. Esatto, infatti come Marche in Tavola siamo tra l'altro la prima regione d'Italia, nel senso che abbiamo oltre 400 foto postate dalle persone, quindi insomma iniziano ad essere un numero anche importante, quindi 400 immagini che raccontano anche la nostra terra, quindi comunque anche bello come messaggio, al di là del quanto ci piace mangiare e bere le nostre cose tipiche, però è anche bello che insomma in tutte le regioni d'Italia le Marche sono veramente social, ormai ripetiamo un po' da tempo questa cosa, ma tutte le attività che facciamo ce lo confermano, comunque le Marche sono una regione che oltre a insomma la regione che è diventata social, tutte le attività che facciamo con Instagram, i blogger, le rubriche social di Radio Fermo 1 è veramente social anche per le persone che la vivono, perché comunque un'attività che va così bene, viene così condivisa, è già un segnale insomma che abbiamo voglia di far conoscere la nostra regione, quindi è bello anche per questo. No, questa è già una notizia, quella che ci davi tu, che comunque ha ancora concorso aperto, la nostra è la regione che ha inviato il maggior numero di foto, questo me lo confermi sicuramente. Esatto, sì, no, è così e bene. Insomma continuate a farlo perché è un bellissimo segnale di forza, no, anche della nostra regione che insomma non sempre è tra le annoverate come la migliore d'Italia, invece in questo caso possiamo assolutamente dire che siamo super partecipi a delle attività importanti, partecipiamo in maniera forte anche bella, perché comunque insomma tante foto e anche tante ricette, vi ricordo che potete e siete invitati a condividere anche la ricetta di come si fa quel piatto che poi condividete e fotografate, quindi anche le ricette fanno parte importante di questa Marche in Tavola, che poi diventerà anche un ebook con quindi le migliori foto e le migliori ricette dei piatti tipici. Perfetto Ilaria, io ti ringrazio di essere stata anche oggi con noi e ci risentiamo lunedì prossimo con altre iniziative a Marche in Tavola già concluso, magari con qualche dettaglio in più per l'evento di febbraio. Ok, grazie Mary, a presto. Ciao, ciao. A presto.